Non ricordo che ci abbiano mai separati. Fino a questo giorno. Fosse il suo talento magico e lo ha mandato a Canterlot. Non l'ho mai più rivisto. E perché no? Per colpa del suo stupido Cutie Mark. Lui aveva avuto il suo, mentre io no. Lui aveva un futuro, io invece no. Io sono rimasta qui e non ho più avuto un altro amico perché avevo troppa paura che un Cutie Mark potesse portarmelo via di nuovo. Tutto questo è ridicolo. Non puoi perdere un amico per colpa di un Cutie Mark. Non tutti hanno la fortuna di ottenere il Cutie Mark contemporaneamente agli amici. Significhi perdere un amico a causa di un Cutie Mark. Ma quando avrò impedito l'arco boom sonico, lo capirai. E quando finalmente avrò distrutto questa pergamena, non potrai fare più niente per cambiare le cose. Starlight, hai ragione. Io non sapevo quanto tu avessi sofferto, ma so che non puoi fare una cosa del genere. Ho visto dove ci porterà tutto questo e l'hai visto anche tu. Ho visto solo quello che mi hai mostrato. Chi mi garantisce che sia la verità? Sono tornata nel presente molte volte e le cose vanno a finire male per Equestria, senza le mie amiche. Oh, cosa avranno mai di così speciale queste tue amiche? Com'è possibile che un gruppo di individui così diversi sia tanto importante? Sono proprio le differenze che ci sono tra di noi a rendere così forte la nostra amicizia. Pensavo che io e Sunray fossimo uguali, ma ho scoperto che eravamo diversi e questo ha distrutto la nostra amicizia. Provaci ancora. Cerca nuovi amici. E se succederà qualcosa di imprevisto che cambia la situazione, affronterai il problema insieme a loro. Funziona così tra amici. Non sono importanti solo le mie amicizie per Equestria. Lo sono tutte, in realtà. La fine della tua ha provocato questo, ma intorno a te c'è sicuramente qualcuno che sta aspettando che tu gli dia un'altra possibilità. Come faccio a sapere che anche con gli altri non finirà così? Far sì che tutto vada bene dipende anche da te.